Allora, ho chiesto all'architetto Rancati, che chiamo Alessandro perché ormai ci siamo conosciuti, ho chiesto ad Alessandro Rancati come dovevo presentarlo e lui mi ha fatto un gran sorriso e mi ha detto: presentami come nell'agenda di oggi direi che già si identifica il concetto di un insider, di un pensatore, che è parte della genesi di questo movimento, di questa piattaforma. Non è solo un movimento, ma è proprio una piattaforma collaborativa di pensiero che è legata al nuovo Bauhaus europeo. Una piattaforma che ci raccontava ieri sera nasce sullo stimolo anche della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e nel lanciare e nel ampliare il concetto del Green Deal, perché non è soltanto sostenibilità, non è soltanto sostenibilità ambientale, non è soltanto sostenibilità economica, c'è molto e molto di più. E in questo c'è un pensiero che è legato al design, c'è il concetto della bellezza, c'è il concetto dell'inclusione, c'è la volontà di collegare la sostenibilità del nostro pianeta, delle nostre città, a quello che diceva in apertura la nostra assessora Rabitti, che la bellezza che ti circonda ti aiuta a capire che ce la puoi fare. E quindi capire che si può fare, circondati da un contesto differente, e questo farcela insieme non significa, richiamando il concetto della ciambella, arricchirsi a scapito di altri, ma significa mantenere quella relazione armonica, sistemica, con gli altri e con il contesto che ci ospita per questo passaggio che ci è dato di fare qua. E quindi tanti concetti, tanti pensieri, ma soprattutto tante discipline. E da ex insider, ma soprattutto da scintilla che ha generato un po' questo pensiero, lascio la parola all'architetto Rancati. Grazie. Grazie Serena, grazie Andrea per l'invito, grazie alle istituzioni. Volevo innanzitutto magari spendere 2 minuti per fare un'introduzione su chi sono. Sono laureato in architettura, in un momento in cui l'architettura e il design erano più o meno la stessa cosa, non esisteva a Milano ancora la facoltà di design, per cui il limite, la barriera tra le due discipline era molto sottile. L'idea è che in realtà il design o la capacità di progettare è diciamo, una capacità che si impara e che poi si applica a diverse scale, per cui o la scala è quello che definisce, no? La professione, in un certo senso. Io ho iniziato come designer grafico, e poi ho avuto un percorso un po' variato, e sono arrivato 7 anni fa in commissione come esperimento per introdurre i principi del design all'interno della creazione di policy, quindi design for policy, che è un po' un concetto ancora abbastanza strano o nuovo, no? Però si sta diffondendo sempre di più, per cui la grande domanda comincia a diventare: ok, ma che tipo di designer sei o che tipo di design abbiamo bisogno per fare questo tipo di lavoro, no? Dopo un'esperienza iniziale al Policy Lab della Commissione, che è un'unità all'interno del direttorato che fa ricerca scientifica, no? Per cui anche in questo caso un po' una collocazione strana, perché è in un mondo totalmente dominato dalla scienza e da un certo metodo, entra un metodo che con la scienza ha a che vedere, ma che in realtà non si identifica al 100%, no? Per cui il design e quindi di componenti più soft di una ricerca. E poi, per coincidenza, inizia la New European Bauhaus, e vengo invitato a essere parte del primo gruppo, di
di progetto. La New European House nasce durante il discorso sullo Stato dell'Unione Europea nel settembre 2020 e ha come obiettivi un po' quello di rendere concreto il New Deal, il New Green Deal, no? Per cui che cosa significa o come possiamo trasformare le ambizioni del Green Deal in esperienze concrete. Non solo quello. E partiamo come unità nel dicembre 2020 e come vedete siamo in quattro. Un funzionario che è il capo unità, che è una persona con grande esperienza all'interno della Commissione, conosce molto i meccanismi, due designer, uno sono io e l'altro è la collega Vera, che è ancora nel team, e una stagista. Adesso il gruppo è arrivato ad avere più o meno 15 componenti, quindi ancora un gruppo abbastanza ridotto, no? La dimensione è funzionale anche al fatto che questa è un'iniziativa molto non standard nella Commissione. Di solito i tempi sono molto più allungati per generare un po' quello che sta girando la New European House. Quindi avere un'unità ridotta aiuta molto a essere più agili. E uno dei concetti che abbiamo cominciato a sviluppare è questa idea per la quale in realtà la New European House esiste già e bisogna solo scoprirla e fare in modo che quello che già esiste, che è coerente con le ambizioni della New European House, sia visibile. E quindi Beautiful Sustainable Together in realtà c'è già. È un po' l'approccio diametralmente opposto del film che abbiamo appena visto, per cui in realtà ci rendiamo conto di una situazione, ma questa situazione non ci dà delle vie di uscita, no? Così, e quindi o combatti dentro quel frame o sei finito. L'idea è che in realtà, se vogliamo, e che anche se vogliamo uno dei principi per gestire in complessità, abbiamo attorno a noi tutta una serie di esperimenti che stanno accadendo e che ci possono dare una via concreta, molto pratica, di quello che potrebbe essere il futuro che vogliamo. Abbiamo cominciato a fare una fase interna di brainstorming per ampliare un po' questa idea per la quale la New European House sì ha a che vedere con gli edifici, ma probabilmente ci sono attività, ci sono elementi all'interno degli spazi che viviamo che non sono solamente gli edifici, no? Per cui che cosa significa? È possibile avere una New European House che si occupa anche delle conversazioni rispetto ai luoghi, della memoria, l'idea di poter vivere senza buildings, eccetera. Questa è una serie di schizzi che avevo fatto all'inizio e un po' aveva cominciato a dare questa idea per la quale, anche volendo, la New European House è aperta ai bambini, no? A chi non sa disegnare, è infatti una delle critiche più grandi internamente e esternamente è stata: ma non potevate assumere un designer per fare queste cose, no? Non ci voleva, ci voleva qualcuno che sapesse magari disegnare o fare. Adesso c'è il nuovo logo, è molto più istituzionale, per cui abbiamo identificato i professionisti. Uno degli elementi di innovazione anche di questa iniziativa è stata non chiudere all'inizio la definizione di Beautiful Sustainable Together, perché eravamo coscienti che uno degli errori della Bauhaus in realtà era stato quello di creare uno stile universale che andasse ad applicarsi in contesti molto diversi. Siamo in Europa, Beautiful Sustainable Together significa cose molto diverse nei diversi luoghi, no, che abitiamo. Per cui abbiamo cominciato con una fase di co-design nella quale abbiamo chiesto a tutta Europa, esperti e non esperti, esperienze che l'autore, quindi chi offriva il contributo, potesse definire come Beautiful Sustainable Together. Quindi per riempire di contenuti queste tre, qu-
qualità dell'iniziativa. Abbiamo ricevuto moltissimi esempi, 2000 esempi diretti, abbiamo usato uno strumento che si chiama SenseMaker, se volete potete ricercare un po', comunque è uno strumento che aiuta a raccogliere frammenti di esperienza e poi a mapparli a seconda di come l'autore stesso li mappa su diciamo una struttura di riferimento, di concettuale di riferimento. Per cui questi esempi, per esempio, ci danno dei cluster per i quali le esperienze o gli esempi sono considerati come sostenibili o come riferiti alla bellezza o riferiti al lavorare assieme. Abbiamo avuto dei saggi, quindi interventi un po' più strutturati ed è stato un periodo di grandi conversazioni in tutta Europa. L'Italia è stata uno dei paesi che ha reagito meglio ed era anche un po' una preoccupazione all'interno del team, perché italiani, spagnoli, tedeschi erano i tre gruppi che erano più attivi e tutto il resto d'Europa era un po' più sbilanciato, no? Disorientato. Quindi c'è stato un grande sforzo per cominciare anche a coinvolgere i paesi più del centro Europa e del nord. Vi faccio vedere, la maggior parte della presentazione adesso sarà composta da esempi, no? Questi sono i primi esempi che abbiamo ricevuto attraverso questa fase di co-design. E li troverete poi, vi faccio vedere anche il sito e dove andare anche a recuperare un po' questi esempi autonomamente e trovare anche gli altri che non cito. E questi sono i primi esempi che abbiamo cominciato a far circolare sulle reti sociali e che parlano di tipi di architettura molto semplici, molto legati alla natura, ma che parla molto anche di questa, diciamo, nuova tendenza, non so se sia nuova, però di cominciare a coinvolgere chi abita uno spazio nel disegno dello spazio stesso, no? E delle relazioni e delle attività che si generano all'interno. Perché questo è un esempio di una scuola in cui insegnanti, genitori, alunni hanno cominciato a lavorare assieme sulla ridefinizione dello spazio. Oppure di casi in quali dei quartieri interi si attivano e cominciano a lavorare su un'idea che per loro è emozionante e trainante. E in questo caso questa città irlandese che decide di voler diventare centro di riferimento per la sostenibilità. No? E questa decisione nata dal basso poi diventa un impegno preso dal punto di vista istituzionale, no? Che questa idea per la quale anche elementi di politiche si possono generare dal basso e poi diventano formalizzati, che è un po' anche l'approccio della New European Bauhaus. L'idea è dare forza, visibilità e reputazione alle attività che già esistono. Ci sono esperimenti urbani che legano la produzione di cibo con la creazione di spazi inclusivi, aperti, per cui è un concetto di architettura che un po' si allontana dall'edificio come punto focale, ma che usa l'edificio, il costruito e il non costruito come spazio di relazione. In realtà ci si sta avvicinando in un certo senso a quello che citavamo ieri, a considerare gli edifici come la parte hard delle nostre relazioni, ma poi quello che è importante spesso, soprattutto nella rigenerazione, è capire come creare la parte soft, quindi tutte le attività, il che fa anche nascere dei nuovi ruoli all'interno dell'architettura che di solito non disegniamo, perché siamo abituati appunto a disegnare magari più gli spazi, le funzionalità, ma le persone, i ruoli, come per esempio l'animazione o ruoli di intrattenimento, eccetera, o il ruolo dell'arte, o il ruolo delle performance, comincia a diventare parte del progetto, no? E sono progetti di architettura appunto che sono un po' diversi dai progetti che si centrano sulla soluzione formale.
per rinforzare questa idea per la quale la New European House esiste già, abbiamo cominciato a pubblicare o a indire dei premi, no? E da subito è nata un po' la questione per la quale di solito i premi hanno un vincitore e gli altri si dimenticano, no? E quindi l'idea era cercare di capire come in realtà un premio può diventare una specie di piattaforma per la quale chi vince ha un riconoscimento, ma è una parte di un ecosistema. Siamo partiti con queste 10 categorie e abbiamo ricevuto e poi abbiamo premiato dalla soluzione tecnologica, con in ogni caso un'attenzione, no? Anche al recupero magari di tecniche secondarie o alternative, a soluzioni che diventano occasioni per incontrarsi e per rivedere e ripensare i nostri spazi, no? Questa secondo me è una tipica soluzione che arriva dalla Spagna, dove c'è sempre un componente ironica, volontaria e involontaria, no? Loro hanno deciso di usare l'acqua che esce dai condizionatori per irrigare le piante. Hanno scelto le piante in un certo modo, però c'è sempre questa componente un po' low tech dei loro progetti che li rende molto umani, che li rende molto anche artistici, no? In un certo senso. E di solito appunto i progetti sono sempre accompagnati da eventi o da una partecipazione della comunità che ha aiutato a crearli. Questo è Esseri Urbani, che è stato uno dei vincitori italiani della prima serie dei premi, che appunto in un certo senso sviluppa questa idea degli spazi come occasioni per introdurre del nuovo software. E questo in questo caso sono eventi che danno gratuiti, che danno nuove dimensioni agli spazi e nuove opportunità alle persone per rincontrarsi, no? La parte di rigenerazione si ricordava prima che sì, è fisica, ma noi viviamo in spazi relazionali e spesso quello che è rotto nello spazio è la relazione tra le persone. E quindi una delle missioni del design e dell'architettura all'interno della politica è riuscire a creare degli spazi nelle quali le conversazioni non sono più polarizzate, ma sono conversazioni ricche, nelle quali le diverse identità si possono parlare tra di loro, si possono rispettare. Io ho una visione della Together un po' diversa da quella che è proposta dal team. Per me Together non è tanto inclusione, per me inclusione è un po' una dimensione pericolosa, perché chi include chi? E non è possibile che due entità si includano a vicenda, perché matematicamente si coincidono e quindi non esiste più la differenza nell'identità. Quindi per me Together significa rispetto, significa identificarsi e saper interagire e relazionarsi, anche magari non essendo d'accordo o non condividendo tutti i valori, però riuscendo a trovare i modi per lavorare assieme, per creare assieme. Nel 2002 abbiamo ridotto le categorie e sono più allineate anche al documento ufficiale, diciamo, di policy, che è la comunicazione della Commissione Europea sulla New European House, e abbiamo mantenuto l'idea di aprire ai professionisti e alle stelle nascenti. Quindi stelle nascenti sono persone al di sotto dei 30 anni che magari stanno ancora studiando, che hanno realmente appena iniziato la loro traiettoria professionale. E ancora, anche in questo caso, non ci sono progetti di Archistar, non ci sono progetti di grande, diciamo, costruzioni, ma ci sono progetti nel quale si continua a usare questa componente di comunità all'interno del progetto. Questo è
una rigenerazione delle spiagge metropolitane a Barcellona, nelle quali oltre alla rigenerazione c'è anche questo aspetto di citizen science, come viene chiamata, o comunque di partecipazione per cui i ragazzi e i vicini cominciano a imparare che tipi di vegetazione vive nelle dune, che animali, eccetera. Anche in questo caso vedete soluzioni molto low tech, con materiali riusati, che cerca di ancora ricreare questa idea di rigenerazione attraverso la rigenerazione delle relazioni tra vicinati. Il sito ufficiale lo trovate ovviamente facendo ricerca su Google, European Map House. C'è la traduzione in italiano, per alcune parti una traduzione fatta da diciamo, i colleghi, gli ex colleghi della commissione, e per altre parti automatica, per cui magari un po' di pazienza. Però per informarsi un po' sull'andamento, su cosa stia succedendo o cosa sia successo nella European Map House, c'è la sezione. Ma per vedere tutti i progetti che abbiamo raccolto nella fase di co-design o che stanno continuando in ogni caso a ricevere e a ricercare, c'è una sezione dedicata. Se avete intenzione di entrare in modo attivo nella European Map House, ci sono essenzialmente due opzioni semplici, che sono quella di diventare partner o quella di diventare friend. La differenza sta nel tipo di entità che può applicare. Partner sono solo non for profit, friends tutti gli altri. E la parte un po' più difficile invece è applicare per presentare un progetto, quindi applicare per una dei bandi associati alla New European Map House. In questo senso, una delle novità o degli aspetti anche un po' più difficili magari da capire per chi è abituato a interagire con la commissione, è che la New European Map House non ha un budget suo, ma lavora per coordinare i budget di diverse direttorati, quindi di diversi diciamo dipartimenti, per cui c'è Horizon Europe, DG RTD, che ha una parte dedicata alla New European Map House. Poi c'è DG Reggio, lo sviluppo territoriale, che ha un'altra parte, oltretutto finanzia in questo caso i premi. E ci sono quindi possibilità di bandi che hanno a che vedere con diciamo temi molto diversi, e una delle preoccupazioni del team e degli altri colleghi è quella di cercare di aprire la partecipazione anche a quelle entità che di solito non riescono a partecipare a finanziamenti, perché di solito i finanziamenti della Commissione Europea sono molto grandi, sono dei ticket abbastanza grandi, per cui l'idea è come riusciamo a creare dei bandi a cui possono partecipare anche per esempio città piccole o attori non tanto grandi come quelli normali, senza allo stesso tempo morire per la gestione, no? Perché diventa molto complicato. Quindi nella selezione di Get Inspired avete accesso a tutti i contributi che il nostro team mette insieme. Nella fase di co-design c'è accesso agli esempi, alle idee e ai challenges che abbiamo ricevuto, è tutto online. C'è un sito specialmente dedicato ai premi, con i premi di quest'anno e dell'anno scorso, per cui anche in questo caso tutti gli esempi sono online. E per chi diventa partner o friend, esiste anche una piattaforma interna per la quale, per esempio, nella quale si possono trovare tutti i national representative della New European Map House, dove c'è anche il contatto diretto contatto in Italia, e ci sono le pagine personali di tutti i partner, per cui è possibile cominciare realmente a collegarsi con entità che magari stanno lavorando su temi su cui noi già stiamo lavorando o che hanno delle
o che propongono progetti, no? secondo temi che a noi possono interessare. Quindi questa è la parte più interattiva in un certo senso, e che non richiede altro che continuare a fare quello che già stiamo facendo, no? Che anche era un po' il principio per cui se creiamo un movimento non possiamo obbligare o chiedere degli sforzi addizionali rispetto a quello che le persone già stiano facendo. Io continuo a sbagliarmi e a dire noi stiamo facendo, in realtà dal 1° di luglio non sono più parte della commissione e ho aperto uno studio di consulenza che lavora su rigenerazione di politiche, di business, di economia e di luoghi, si chiama LifePods. E la prima cosa che ho fatto è diventare official friend, no? Ovviamente ho dovuto chiedere permesso alla commissione perché c'è il comitato etico che deve controllare conflitti di interesse, eccetera, però hanno accettato. E per dare un esempio di un modo per interagire immediatamente è quello di proporre un progetto o una nuova New European House. Alcuni partner stanno lavorando, per esempio, sulla New European House of the Mountains, delle montagne, o la New European House del Sud, o Carbon Neutral Nordic Cities for the New European House. Per cui ci sono temi che vengono sviluppati direttamente dai partner e che vengono supportati tra partner. Quindi io sto proponendo, appena iniziato, questa idea per la quale ossia potremmo lavorare sulla New European House of the Forests, nelle quali le foreste in realtà sono sia le foreste vere, che è una metafora per dire all'interno delle città come creiamo degli spazi che sono realmente degli ecosistemi, no? Ci sono metodi per introdurre in una città una foresta di 10 metri quadrati, no? Sistema che si sta estendendo sempre di più, e che usa i metodi dell'agricoltura naturale. Però l'idea è realmente, no, come cominciamo a lavorare con specie diverse, con animali, piante, eccetera, come se fossero parte dello stesso ecosistema, che è una cosa che forse non siamo così abituati a fare. Tutti i contatti sono qui, abbiamo un sito, esiste un sito web, un sito Instagram che periodicamente pubblica esempi di progetto e una pagina su Pinterest, e per domande credo si apra dopo una fase e saremo qui a rispondere. Grazie e spero che presto diventiate parte della New European House. Grazie Alessandro. Rispetto a quello che avevamo concordato prima, le domande le prendiamo, ma le prendiamo alla fine delle presentazioni, perché ho chi mi corregge e quindi mi consigliava il Presidente di raccogliere anche tutte le altre testimonianze, anche perché esiste una continuità tra quello che andiamo a presentare adesso. Si è parlato di un movimento che non dà direttive, ma raccoglie e cresce nella conoscenza rispetto a quello che c'è già, quindi alle esperienze che sono già in corso, che sono già state fatte. E allora credo che proprio anche con questa logica, con questo concetto, ascoltare i contributi che gli altri ordini degli architetti della Regione Emilia-Romagna portano nel Festival di Rigenera possa essere un'occasione anche per comprendere quali sono le esperienze in corso sul nostro territorio, e dopo, terminata le presentazioni, facciamo diciamo un giro di domande, un giro anche di commenti, approfondimenti che possono rendersi necessari. E quindi se mi consentite io procederei così.